Nella puntata di lunedì sera del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha ricevuto diverse nomination, tra cui quella di Iago Garcia e Javier Martinet. Subito dopo la diretta, il modello milanese ci ha voluto vedere più chiaro e ha chiesto al pallavolista argentino il motivo per cui avesse deciso di fare il suo nome. Ecco le sue parole: che mi nomini non è un problema, ma il motivo è importante. Mi completa un po' la persona, che devo dire, la motivazione quando voi la date. Una persona quando viene nominata ha il diritto di chiedere il motivo? Io me lo chiedo e dico come mai. La tua Javier, mi sembra molto ridicola, anche io ascolto tanto, ma viene tutto compromesso dal mio tono. Grande Fratello, Lorenzo affronta Javier. E ancora, sono molto infastidito dal comportamento di Iago. La mia personalità è così, posso migliorare, ma se uno viene da me con un atteggiamento di attacco mi scaldo molto più di prima. Avi, sei in posizione di attacco, quindi o ti apri e mi vieni incontro o puoi attaccarti a quel coso lì e tirare. Cosa dovrei fare? Sono così, siamo diversi amore mio, benvenuto al Grande Fratello. Sono così e basta, non faccio male a nessuno, è il mio tono. Dopo aver ascoltato le parole del modello milanese, Javier Martinet è subito intervenuto per replicare e dire la sua, spiegando le ragioni che lo avevano portato alla nomination. Non è ridicola, non l'ho notato solo io che c'è stata questa lontananza. Ti stai scaldando e con me sbatti male. L'intervento di Iago Garcia. Nella conversazione, ad un certo punto, è intervenuto anche Iago Garcia che, scagliandosi contro Lorenzo, lo ha accusato di voler essere sempre al centro dell'attenzione e delle dinamiche della casa. Io sono stato nominato tante volte e non mi sono mai scaldato, non è educazione. Io faccio ciò che voglio, siamo in una convivenza e se voglio entrare in un argomento di conversazione lo faccio. Sei egocentrico. Anche se non sono una persona perfetta, sono molto più di esempio di te, ma anche Javier lo è molto più di te. Mi sembri una persona che sta giocando qua, ho visto le tue due facce dal primo giorno e a me non mi ingannerai mai. Vuoi essere sempre al centro della situazione, non so perché hai sempre questa voglia di stare al centro dell'attenzione. Hai fatto tutta questa performance da solo, io non ti ho detto niente? Le accuse mosse dal pallavolista argentino e dall'attore spagnolo hanno fatto andare su tutte le furie Lorenzo che, prima di andarsene, ha dichiarato: «La storia della mia vita non la conosci, non sai niente. Sei un pagliaccio, Madonna vado via. Empatia non la conosci, lo sai? Hai esagerato. Non sono un esempio? Stica zai, cosa ti devo dire?»